Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, bentornati al nostro appuntamento settimanale con le pillole di Banca Widiba, indirizzate a voi per comprendere meglio il mondo della finanza e dell'economia. Questa sera abbiamo ospite in studio Rita Corraducci, consulente di Banca Widiba. Buonasera Antonio, buonasera. Buonasera Rita. Arriviamo a un punto della nostra vita in cui magari abbiamo qualche risparmio nel nostro conto corrente. Ma in questo momento, non a caso il titolo della puntata è "A cosa servono i miei soldi?", bisognerà trovare il modo di investirli questi soldi. Sì, è vero, sono in tanti a farmi questo quesito. Perché devo investire? Allora, prima di parlare di investimenti, dobbiamo fare alcune considerazioni su quelle che sono le nostre priorità. Se guardiamo questa immagine, troviamo l'ordine di priorità dei comuni bisogni finanziari. Partendo dal basso, troviamo alla base della piramide la tutela, cioè quella parte del nostro patrimonio che deve essere dedicata necessariamente alla protezione. La protezione dei nostri capitali, sia il capitale umano, e quindi la nostra salute, la nostra capacità di produrre reddito, che il capitale in termini di proprietà. Purtroppo sappiamo che oggi in Italia ci assicuriamo solo per quanto riguarda la parte obbligatoria, quindi macchine, scooter, mentre in pochissimi assicurano il patrimonio in termini di proprietà, quindi case, ma anche la propria famiglia, e ancora meno ci assicurano per quanto riguarda la salute, quindi le possibili malattie o infortuni. Al secondo step troviamo la liquidità. La liquidità, che è quella parte di patrimonio che terremo appunto liquida per poter far fronte a quelle che sono le nostre spese quotidiane, quindi la spesa piuttosto che lo sport, piuttosto che le bollette o la rata del mutuo. Ancora salendo troviamo la riserva. La riserva è un argomento che ci è stato molto caro in questi 2 anni, perché è quella parte del nostro patrimonio che noi necessariamente dobbiamo tenere per coprire gli imprevisti. E sappiamo bene che tra l'aumento delle bollette, tra l'aumento delle rate di mutuo, tra l'aumento quindi della spesa, abbiamo dovuto comunque ricorrere a questa parte che era fondamentale avere appunto da parte. Al quarto gradino troviamo la previdenza. La previdenza è quella parte del nostro patrimonio che deve tutelare il nostro tenore di vita nel futuro. Sappiamo bene che abbiamo avuto, avremo e avremo sempre di più sorprese dal sistema previdenziale, e quindi dobbiamo colmare il gap che verrà a formarsi tra quello che è il nostro reddito presente e quello che servirà in futuro per poter mantenere appunto il nostro tenore di vita. Ok, arrivati a questo punto, quinto e sesto gradino riguardano gli investimenti. Quindi la considerazione da fare è che una volta che abbiamo dato spazio a tutti questi gradini, quindi liquidità, riserva, tutela e previdenza, possiamo parlare di investimenti. Esatto, ma quali sono poi in realtà gli investimenti migliori da scegliere? Ecco Antonio, usciamo da questo luogo comune. Quando parliamo di investimento parliamo solo di strumenti finanziari, azioni, obbligazioni, fondi, piuttosto che di case o terreni. Oggi voglio invitarvi a guardare il vostro patrimonio da un punto di vista differente. Se guardiamo questa immagine troviamo rappresentato il ciclo di vita, cioè come evolvono nel tempo i nostri bisogni, i nostri progetti di vita concreti. Ognuno di noi si troverà in un punto diverso di questa curva e ognuno di noi avrà delle necessità diverse. E quindi ognuno di noi avrà degli obiettivi diversi e anche dei modi diversi per raggiungere questi obiettivi. Ecco, qui entra il consulente finanziario che attraverso l'ascolto e un colloquio approfondito con il cliente andrà a scrivere proprio una lista di progetti concreti che lo riguardano. In più il consulente finanziario farà un'analisi della fattibilità di questi progetti, aiuterà il cliente a dare il giusto orizzonte temporale e a fare una scala di priorità, perché ovviamente non tutti i progetti di vita sono necessari, alcuni saranno richiesti, alcuni desiderati. E a questo punto, alla fine di questo percorso, il cliente dovrà dividere il proprio denaro e dargli proprio una collocazione, un nome. Questo denaro è per il viaggio, questo denaro è per l'università dei miei figli. Andremo quindi a fare uno schema simile a questo che vi propongo, dove appunto gli obiettivi di vita saranno divisi per priorità, per orizzonte temporale e per importo. Questo concetto è davvero molto interessante, Rita. A questo punto però dovremmo anche andare a scegliere gli strumenti adeguati. Sì, certo, dovremmo scegliere gli strumenti adeguati. Però, come diciamo, la finanza è per tutti, non tutti possono essere esperti di finanza. E quindi dovremo affidarci ad una guida.
Una volta stabiliti i progetti di vita, sarà il consulente finanziario a cercare, trovare e scegliere gli strumenti adeguati per poter arrivare a questi obiettivi. E non a caso, infatti, tu sei consulente finanziario, il consulente finanziario è una guida. Sì, è un professionista iscritto all'albo che ha sostenuto un esame di Stato e che è obbligato a corsi obbligatori tutti gli anni, istituiti dagli organi di controllo IVASS e CONSOB, e che è un professionista appunto che avrà costruito la lista dei progetti, avrà selezionato le priorità, avrà selezionato gli strumenti e monitorerà nel tempo l'andamento del portafoglio in maniera tale da portare il cliente ai suoi obiettivi. Quindi la missione del consulente finanziario è l'ascolto per costruire oggi il suo domani. Grazie Rita Corraducci, e questo è il modello che Banca Widiba applica e mette al servizio dei suoi clienti attraverso i consulenti finanziari. L'appuntamento è alla settimana prossima per la quinta puntata di La Finanza è per Tutti. What I am is what I am, what you